Oggi all'Aquila si è riunito il primo consiglio regionale dopo il voto. In queste ore si sta parlando con insistenza di ben 10 milioni di euro che il consiglio potrebbe distribuire secondo l'elenco di priorità stabilito dal centrodestra. In realtà all'ordine del giorno del consiglio regionale ci sono 3 progetti di legge relativi a debiti fuori bilancio. All'interno di questi, con una variazione del titolo del debito, si potrebbe arrivare alla Omnibus. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa, spiega però che la faccenda non è all'ordine del giorno, ma comunque la maggioranza sta varando una manovra finanziaria, ci sta ragionando, ma non sarà fatta una distribuzione di fondi a pioggia. Per Mauro Febbo, consigliere di Forza Italia, si tratta di ricostruzioni fantasiose. Ma le intenzioni delle opposizioni sono anche le intenzioni di questa maggioranza, che da subito ha dato un riscontro importante e fattivo per i meno abbienti e per le partite IVA. Non c'è nessuna omnibus oggi, si pensa in un prossimo futuro di poter fare una manovra, ma che non è una omnibus come qualcuno dice, o fare un piacere ad uno piuttosto che all'altro. Sempre cercare di bersagliare quelle che sono le criticità dell'Abruzzo e cercare di intervenire dove ci sono più emergenze. È ovvio che l'Abruzzo sul caro bollette poco può fare, più una competenza nazionale se non europea. È stata realizzata una vendita del famoso Gofa di Avezzano, di cui si sa, e si vanno a destinare dei fondi a 3 iniziative, credo nell'interesse dell'Abruzzo. Poi ho letto, ho sentito che ci sono centinaia di migliaia di emendamenti da parte dell'opposizione per una ipotesi di manovra finanziaria che a me, come capogruppo di maggioranza, nessuno ha detto nulla. Le opposizioni però sul tema sono intervenute già nei giorni scorsi, sui loro banchi pile di fogli di emendamenti. Quando si parla di fondi, del resto, l'attenzione è massima e la minoranza è chiara. Le voci devono insistere su aziende, famiglie e soprattutto caro bollette. Come al solito si aggancia con una cosiddetta omnibus, risorse che vengono poi distribuite durante i lavori del Consiglio e che non sono mai oggetto di confronto. Per questo abbiamo messo in campo un ostruzionismo difensivo che nei giorni scorsi abbiamo preparato proprio per poter aprire o chiedere di aprire alla maggioranza un confronto. E poi, e in realtà viene prima, c'è il grande tema dell'energia. Noi abbiamo proposto già a settembre una mozione che ci è stata respinta, a che il governo regionale mettesse in campo delle iniziative per le imprese e per le famiglie, e ci sono le risorse per farlo, magari i fondi strutturali e l'FSC per quanto riguarda le imprese, parlo dei fondi europei ovviamente, e ben quasi 100 milioni di euro che si liberano da gennaio del 2023 che a nostro avviso debbono andare a favore delle famiglie. L'ordine del giorno, i debiti di fuori bilancio, per essere integrati con quelle che sono ulteriori risorse, devono avere un primo emendamento e farli, quindi trasformarli in un omnibus per poi naturalmente inserire altri provvedimenti. Non c'è nessun timore, se effettivamente c'è la disponibilità attraverso la cartolarizzazione di nuove risorse, la nostra linea comune sarà unica. Quelle risorse vanno a sostegno a favore delle famiglie e delle imprese del territorio. Oggi il caro bollette, l'aumento del costo dell'energia ha messo in crisi tantissime famiglie sui territori, mette in crisi tantissime imprese sui territori.